Di recente Naughty Dog ha pubblicato un trailer di The Last of Us Parte 2. Come sapete, nei giorni passati ho beccato degli spoiler alquanto feroci ed è per questa motivazione che non voglio fare delle considerazioni su quello che abbiamo visto, in quanto potrei rischiare di spoilerare a mia volta. Ciononostante, una cosa ci tengo a dirla, ed è veramente importantissima. Ci tengo a premettere che non ce l'ho contro i detrattori. Ci sono tante motivazioni per cui si può essere detrattori di The Last of Us e ancora più motivazioni per cui si può essere detrattori di The Last of Us Parte 2. E nel momento in cui una persona è un detrattore e lo fa in maniera ordinata, corretta e matura, non ci vedo onestamente niente di male. Ciononostante, bisogna ammettere però che non tutti i detrattori si comportano in maniera matura. C'è una larga parte, purtroppo, di detrattori che lo fa in maniera distruttiva, andando a spoilerare a loro volta in maniera gratuita. Per esempio, c'erano degli spoiler su The Last of Us Parte 2 nella live di Assassin's Creed, ma spiegatemi la maturità di questi gesti. Insomma, in buona sostanza, riassumendo, la mia premessa è questa: non c'è niente di male ad essere detrattori di The Last of Us e di questo progetto, perché ci sono tutte le motivazioni per poter essere dei detrattori, e se si fa i detrattori con maturità non c'è niente di male. Però è innegabile che il chiasso, il rumore che è stato generato intorno a questa situazione sia un po' sfuggito di mano e ha portato a dei comportamenti che, secondo il mio punto di vista, sono stati anche molto immaturi, senza conoscere effettivamente come sono andate le cose. Perché alla fin fine noi non sappiamo veramente se ci sono stati dei dipendenti che non sono stati pagati, oppure se è stato effettivamente un attacco hacker, cioè noi a conti fatti non lo sappiamo. Tuttavia, premesso questo dunque, premesso che dunque si può essere tranquillamente detrattori se ovviamente si agisce in maniera matura, bisogna altresì ammettere che Naughty Dog, con il rilascio di questo story trailer, abbia dato una stoccata di classe enorme. Nell'ultimo story trailer di The Last of Us Parte 2, infatti, ci sono dei velati riferimenti agli spoiler che sono usciti in rete, che vengono ovviamente colti da chi li conosce, ma che per fortuna non vengono colti da chi non li conosce. L'inserire dei riferimenti agli spoiler nello story trailer stesso è una mossa che dimostra che Naughty Dog ha veramente gli attributi sotto. Ribadisco, si può tranquillamente essere detrattori di The Last of Us e di Naughty Dog e non c'è niente di male. Però, signori miei, che risposta. Che risposta. Dico solamente questo. Che risposta. Grazie a tutti per l'attenzione.